Rieccoci al Sinigaglia per questo Como Vicenza, una giornata che poi si completerà lunedì con il posticipo fra Spezia e Salernitana. Domani si gioca anche Entella Novara, tante partite oggi interessanti: Brescia Livorno, Crotone Perugia, Pescara a Bari. Insomma, un campionato piuttosto interessante, nessun verdetto è scontato, anche se lì davanti il Crotone e la Cagliari non sbagliano e niente. La Como deve fare a meno dello squalificato Giosa in difesa, invece il Vicenza, abbiamo detto, che ha qualche problema maggiore. Vicenza, una delle squadre che fa meno cambi in questo campionato di quelle a disposizione, 64-69, mentre il Como è una delle squadre più ammonite del campionato con 79 cardellini gialli. Dicevamo del mercato del Como in uscita: sono andati via ben 9 giocatori e ne sono arrivati per il momento 4. Non dovrebbe, è sicuro l'arrivo di Bascia, ex centrocampista del Torino, che sarà a disposizione di Festa da lunedì, e quindi verrà completata l'operazione rinnovo delle squadre, della squadra, per cercare una problematica salvezza. Gli ex in campo sono ben 3 per quanto riguarda il Como. Madonna, che ha giocato da gennaio a giugno 2010 nel Vicenza, 13 presenze e 2 reti. Pettinari, che ha iniziato la stagione proprio con la maglia della Vicenza ed è arrivato da poco a Como, peraltro ha segnato il gol del pareggio con il Livorno. E poi anche Bessa, ha giocato solo 3 partite nel 2013. Anche il Vicenza ha cambiato qualcosa. Obiettivo comune la salvezza, ovviamente ha messo molto meglio il Vicenza, classifica alla mano, ma insomma, se andiamo a vedere i risultati delle ultime giornate, il Como ha decisamente brillato, 8 punti abbiamo detto nelle ultime 4 partite, rinnovate speranze di ottenere la permanenza nel campionato di Serie B. Ovviamente poi in questi ultimi 2 giorni e mezzo di mercato tutti sono piuttosto concentrati sulle possibilità di arrivare ad avere altri giocatori, a plasmare nuovamente le squadre. Un Como che ha la difesa più battuta del campionato con 37 reti, 19 quelle fatte. Il Vicenza invece ha un ruolino migliore, 26 reti fatte, 29 subite, e a segno da 6 turni per un totale di 7 reti. Però insomma, Marino gradirebbe che tornasse il segno 3 a Vicenza per tenere anche a distanza il Como e soprattutto tutte le altre squadre pericolanti come Lanciano, la Salernitana e lo stesso Livorno, che è in fase decisamente negativa. Festa è l'uomo che ha ridato un po' speranze al Como, ha chiamato peraltro da Cagliari, dove lo ha avuto quel centrocampista che è Nicolò Barella, uno degli elementi migliori tra i giovani centrocampisti italiani, già nel giro ovviamente delle nazionali giovanili, già Beniamino qui a Como, che insomma promette tantissimo, è in prestito a Cagliari. A Cagliari rientrerà Pasquale Marino invece col suo 4-3-3, votato sempre comunque al bel calcio. Il tridente con Gatto, l'ex Lanciano che parte a sinistra, l'ex monzese Alessio Vita che parte da destra, ovviamente Rajcevic con 10 reti, l'elemento più importante in attacco di questo Vicenza, aggrappato anche alle sue reti per fare bene. In cabina di regia Federico Moretti, con un giocatore però di grandissima esperienza come Bellomo, e a destra c'è Sbrissa, difesa abbiamo detto obbligata visto i numerosi assenti. È il Como che tocca il primo pallone e lo va a lavorare Casasola, un giocatore argentino di origini italiane. Pallone giocato a destra da Barella, c'è pressione sul portatore proprio di Rajcevic, allora è costretto ad allontanare e dare in profondità. Attenzione alla velocità di Pettinari, che va sulla destra, conosce bene ovviamente il Vicenza, avendoci giocato fino a poche settimane fa. Il cross sul secondo palo, nessun problema per Vigorito. In panchina c'è il neo arrivato Benussi, sembrava potesse partire lui titolare, poi alla fine Marino ha deciso di confermare in porta Vigorito, la sua 23esima
presenza, però Benussi sicuramente è un potenziale titolare, considerato anche, insomma, considerata la sua storia e la sua esperienza. Calcia lungo Vigorito, il pallone lì in mezzo a centrocampo, c'è il controllo da parte di Vita, fa proseguire la Verona, attenzione alla velocità di la Verona, scambio ancora con Vita, chiamato dal centrocampo con Moretti, poi c'è l'anticipo di Barella, buono l'inserimento dell'ex cagliaritano, bella giocata di Barella, visione di gioco notevole, ma ovviamente anche piedi notevoli per il centrocampista ex Cagliari, fatto esordire da Festa 17 anni in Serie A. Ovviamente la Cagliari lo ha mandato a fare esperienza dove Como parte pressoché sempre titolare. Cagliari era un po' chiuso, una squadra che ha davvero molti elementi importanti, non per niente con il Crotone sta dominando questo campionato, sta tornando in Serie A. Il rinvio di Vigorito, poteva essere la partita di Ebagua, squalificato, un giocatore che è partito con il Como, poi è andato a Vicenza, si è fatto espellere la scorsa giornata e quindi è in turno di pausa. Va a toccare Ghezzal, altro giocatore di grandissima esperienza in Serie A, soprattutto lo ricordiamo con il Siena, insomma ha giocato anche tante altre squadre, tra le quali il Parma ultimamente. Barella, c'è l'anticipo, tocca Moretti, iniziato con il Latina quest'anno Moretti, l'apertura per Vita, attenzione alla velocità dell'ex monzese, dentro per la Verone, Vicenza che preferisce andare sulla destra, lì c'è Marconi che va a tamponare, mette in movimento un compagno che è Fietta, e si riparte dai centrali che sono l'esperto Cassetti e Casasola. Testa c'è Madonna con spiccate propensioni a andare a crossare, andare via sulla fascia, a recuperare la difesa del Vicenza con Brighenti, poi Manfredini, adesso il pallone che arriva a Devia, ancora Thomas Manfredini, a proposito di esperienza in Serie A, ne ha davvero da vendere Manfredini, pallone basso per Sbrissa, non ci arriva, pressione sul portatore, va Cassetti con calma, però attenzione c'è il pallone intercettato sulla tre quarti, buona la giocata in profondità, arriva la conclusione di Delia dalla distanza, il pallone che gli era stato aperto da Bellomo, conclusione di Delia, era proprio Bellomo che gli aveva dato il pallone con il mancino, non trova lo specchio della porta, la prima conclusione del Vicenza al rinvio Scuffet, per lui 21esima presenza, l'ex portiere dell'Udinese che aveva esordito minorenne in Serie A, e Como cerca di riprendersi, insomma, quella Serie A che aveva perso, addirittura un interessamento dell'Atletico Madrid prima di approdare al Como. Manfredini, arriva Brighenti, calcia verso Delia, controllo di Delia, buono, chiama Gatto, pressione su di lui di Barella, allora di nuovo dai centrali, Moretti che è il regista di questo Vicenza, ancora Brighenti, calcio in profondità, cercare Rajcevic di testa con Casasola, poi Barella, nello stretto Sbrissa, arriva Marconi a dare una mano, contrastato da Sbrissa, sarà rimessa laterale per il Como, tutto questo quando siamo già al quinto minuto, 0-0 in una sfida che il Como ovviamente per motivi di classifica deve solo vincere, Vicenza potrebbe anche accontentarsi di un pareggio, però in profondità per Rajcevic, non è però nella filosofia ovviamente di Marino. Barella davanti alla difesa, viene a prendersi il pallone, arrivano gli applausi dei tifosi del Como, ancora dietro per l'impostazione, gioco brillante quello del Como nelle ultime partite di questo campionato, una bella prova in casa col Perugia, buona prova con Livorno, va Marconi, pallone basso per Ghezzali, intuisce Manfredini che allontana, quindi rimane in campo, si riprende ancora con Barella, con calma all'impostazione il Como con pallone in profondità per Fietta, Marconi, Madonna,
ancora Madonna, scambia nello stato con Ghezzalla, va via sul fondo, al centro ci sono Pettinari e Ganza e la cross sul primo palo. L'idea era quella proprio di dare a Pettinari, scavalcato dalla traiettoria. Allora il Vicenza che riparte da Moretti, che apre il campo per Gatto, il controllo di Gatto si sovrappone, si fa vedere De Lia. Allora Gatto va via in velocità, De Lia lo va a seguire, due su Gatto, viene a prendersi il calcio di punizione, la cosa migliore ovviamente in quelle condizioni con due uomini addosso, viene a prendersi un calcio di punizione che sposta il raggio di azione di circa 40 metri. Il primo calcio piazzato per il Vicenza, intervento in ritardo su Gatto. Allora successiva punizione con Moretti, attenzione ai saltatori, tutto il Como a difendere proprio portiere scuffetta, entrambi gli allenatori in piedi. Va Moretti, tagliato sul secondo palo, pallone sul fondo, è stato toccato per ultimo da un giocatore del Vicenza, quindi la rimessa affidata a scuffetta. Era stato fiscato anche un fallo in attacco, in ogni caso comunque rimessa dal fondo. Può calciare scuffetto, saltano in due, c'è un buon anticipo di Brighenti, Rajcevic che cerca di fare la sponda, non trova nessuno, trova invece un avversario in fietta. Attenzione al buon movimento anche di Ghezzal, agli inserimenti di Bessa, l'uomo dei calci piazzati, Barella, l'apertura ancora per Marconi, va a puntare l'uomo che è De Lia, scambia con Ghezzalla e la velo a favorire Pettinari, i due non si intendono. Allora è il Vicenza che va via, palla al piede, la buona iniziativa di Bellomo, l'ex barese che dà in profondità per l'arrivo di Laverone, si va a vedere Vita, pallone di ritorno proprio per Vita, di Laverone, dentro per Rajcevic, prima vera occasione. Chiusura in calcio d'angolo con Rajcevic che non è riuscito nella deviazione, non semplicissima. La discesa di Vita, Vicenza che predilige andare sulla fascia destra in questi primi minuti della partita. E c'è anche il primo calcio d'angolo per il Vicenza al nono minuto. A calciare Bellomo, no, poi lascia Moretti, pallone dentro, lontana la difesa ma non del tutto. Poi Ghezzani in qualche modo riproposto il pallone dentro per Rajcevic, vogliono il fuorigioco quelli del Como, anche Festa, però si continua e addirittura diventa quasi un'occasione di contropiede per Ganz. Ganz va su di lui, De Lia che cerca di evitare il fallo, da Barella, ancora Barella va sul fondo, poi si rialza Ganz, potrebbe andare al cross Ganz, teso in area, pallone che viene toccato da Brighenti, allontanato dalla difesa. C'è un discreto ritmo nella partita, molto equilibrio anche. Adesso è la Vicenza con Gatto, si trascina il pallone, Gatto ancora di forza va via, la chiusura, arriva in seconda battuta Sbrissa dopo l'arrivo di Laverone. Si ricompone il Como, si riparte dai centrali con Manfredini, Moretti scarica su De Lia, non ci sono spazi, allora si riparte con Manfredini, lancio in profondità, preda però del centrocampo del Como col lancio sfortunato di Fietta che va a scivolare. Il terreno non è eccezionale, ha piovuto, pochino pesante, soprattutto molto morbido, quindi c'è appunto il rischio di scivolare. Rajcevic, pallone in profondità, troppo profondo diciamo dal terreno, appunto piuttosto morbido, facile andare giù. Quindi inserimento di Gatto ottimo, la chiusura però altrettanto buona, evitare guai maggiori. Se ne sono andati 10 minuti del primo tempo, non in profondità, poi ancora a destra cerca di sfondare il Vicenza con Sbrissa. Bessa da giù il pallone, ancora avanza Bessa, pallone di ritorno per Ganz, arriva Barella, l'apertura interessante per Madonna, Madonna va al cross, il giocatore della Dino Leff viene a prendersi il calcio d'angolo numero 1 per il Como. Ultime stagioni Madonna nello Spezia,
abbiamo detto anche della sua esperienza anni fa nel Vicenza. Calcio d'angolo subito battuto da Barella per Bessa, pallone di ritorno per l'ex cagliaritano, mette dentro, allontana Moretti, poi lo riprende Barella, il pallone lotta costantemente, un rimbalzo favorisce un giocatore del Vicenza, il pallone che arriva direttamente dalle parti di Scuffetta verso Cassetti, che è il giocatore meno giovane in campo, mettiamola così, classe 77 Cassetti. Ora per Casasola, Madonna, Barella cerca di ragionare adesso il Como, pallone perso da Bessa sull'iniziativa di Sbrissa, l'apertura ancora per la Verone, supera l'asse mediana, vicino c'è il solito Vita, piuttosto vivace in questo primo tempo. Poi Sbrissa scivola anche un giocatore del Como, tutto regolare, segno Candusso, si può continuare, grande esperienza per Candusso in Serie B nella categoria. Barella con Cannafietta, ora per Barella, la pallone passa, attenzione, siamo ai limiti dell'aria, per Bessa l'apertura per Ganz, arriva il cross e finisce però sul fondo. Cerca di andare in velocità Simone Ganz, 7 reti per lui in questa stagione positiva, uno dei protagonisti della promozione la scorsa stagione dalla Lega Pro alla Serie B, soprattutto nella finale con il Bassano. Una Verone, arriva Brighenti, tentativo di Gazzalla di mettere un po' di pressione, riparte da Bellomo, altro giocatore dotato di ottimi piedi, l'apertura per la Verone, il controllo di la Verone, si va a vedere il solito Vita, pallone deviato, va a guadagnare comunque metri il Vicenza con questa rimessa laterale. La Verone recuperato da Ghezzal, deve fare salire la squadra, si ferma, prende l'arrivo di Barella, poi Fietta, Bessa nello stretto, vuole Marconi, avanza Marconi, scambia con Bessa, profondità per Ganz che è al limite dell'aria, spostato verso però l'esterno, aspetta che arrivino i suoi, ancora Ganz, due su di lui, intervento un po' in ritardo sotto gli occhi di Candusso, c'è la calcio di punizione, voleva il pallone, va a trovare l'uomo Vita, e qui è un calcio di punizione interessante, poteva andare a calciare Bessa, infatti è proprio Bessa che si avvicina al pallone, il centrocampista di San Paolo che ha passaporto italiano, ex Inter Primavera, una comparsata a Vicenza, poi l'Olanense in Portogallo, e la scorsa stagione invece 26 presenze e una rete a Bologna, ha giocato con continuità, sta giocando con continuità anche nel Como. Potrebbe andare a calciare anche Marconi con il mancino, vediamo, pronto a fischiare Candusso quando sono 15 minuti del primo tempo. Va Bessa lo schema, Ghezzal cercava la profondità, cercava Ganz, una che però finisce sul fondo. Si è andato il primo quarto d'ora del incontro. Prossimo turno il Como giocherà in posticipo lunedì a Trapani, mentre Vicenza ospita il Lanciano sabato, un'altra sfida a salvezza, una squadra penultima in classifica, il Lanciano rinnovatissimo, ha dato via tutti i senatori, ha rinnovato la squadra, una scommessa difficile per D'Aversa. Intanto qui la pallone sul fondo, rimessa laterale per il Como, controllo di Ganz, si riduce Manfredini, saltano in due, una meglio Vita, poi Moretti dentro per la Verone, Brighenti,
Manfredini, tentato dal lancio in profondità, lo effettua, trova Delia, buono il controllo, arriva però in seconda battuta Madonna che allontana, corto, allora si riparte con Gatto, il cross per Rajcevic, quello che poteva essere piuttosto insidioso, Scuffetta lo accompagna sul fondo. Allora non ci sono state grandi occasioni per Rajcevic, una, insomma, un'iniziativa da destra. Stanno già in doppia cifra, Rajcevic una media notevole, 18 presenze, già 10 reti. Una messa laterale. A mezza 2, sbrissa, cerca di farsi largo, viene fermato Marconi. Scarica in profondità, davanti c'è solo Ganz. Arriva Barella, il controllo e l'apertura subito verso Madonna, potrebbe andare al cross, lo effettua, Moretti va a coprire, poi l'inserimento buono di Rajcevic che era tornato a dare una mano ai suoi, lancia in profondità Gatto, lì c'è però il vantaggio di Casasola. Attenzione, errore clamoroso e Rajcevic mette un pallone per Alessio Vita. Sono stati sorpresi anche quelli della Vicenza di un errore notevole di Cassetti che regala il pallone a Rajcevic e poi perdono il momento buono gli attaccanti della Vicenza con Gatto che si era sovrapposto. Poteva costare carissimo questo errore. Moretti, apertura per Adelia, Gatto ancora a sinistra questa volta, chiusura di Madonna, le prese con Adelia, non riesce a uscire il Como, altra rimessa laterale, Festa sta richiamando i suoi in un momento un po' di difficoltà. Moretti allontana la difesa, pallone che finirà in laterale e infatti di nuovo affidato al Vicenza. Delia, adesso Manfredini, Moretti, non è basso, la giocata di Vita per Laverone, tentato dal cross Laverone per Rajcevic, gli prende il tempo Casasola, poi pallone che danza nuovamente al limite dell'area, la lontana Cassetti, poi la conclusione di sbrissa, intanto è rimasto giù un giocatore del Vicenza, Gandussio osserva il pallone finire in laterale e va a parlare con Bellomo che era rimasto e si è acciaccato, in realtà c'era stata una spinta del giocatore del Como, si riprende comunque con la rimessa laterale per il Vicenza, ancora sull'out di destra con il movimento a cercare il pallone in mezzo per Rajcevic, contrastato elegantemente da Barella, a un controllo delizioso, va via l'uomo che è Moretti, lo scontro fra due registi, avanza Barella, palla alla piede, l'apertura ancora a sinistra e poi nuovamente Barella, questa volta arriva a traino Marconi, dentro per Fietta, azione corale del Como con Bessa, poi ancora Fietta, intanto però il Vicenza si è giustamente chiuso, Pettinari cerca di sfondare da quella parte, non ce la fa e allora si cambia gioco. Bessa, manovra direi avvolgente, ci prova Madonna che prende il tempo ad Elia, ancora Madonna, arriva il cross teso in aria sul primo palo, molto pericoloso, arriva però il fischio di Candusio evidentemente per un fallo in attacco, allora si riprenderà con la rimessa dal fondo di Vigorito, in cui la cross di Madonna, eh sì, veramente va a sanzionare quella spintarella in aria, grazie alla nostra regia che prontamente ci ha proposto l'immagine del fallo in attacco di Abdelkader Ghezzal. Ghezzal che può coprire diversi ruoli nell'attacco, da trequartista come oggi a esterno sinistro di attacco, cresciuto in Olympique Lione, un giocatore che era svincolato, ha firmato con il Como, 11 reti in Serie A per lui con il Siena in due stagioni. Manfredini, Moretti, Adelia,
Valentino, c'è Bellomo. Cambia gioco Manfredini. Sbrissa. Laverone. Non si passa da quella parte. Allora di nuovo dai centrali. Lino che è leggermente calato rispetto all'inizio, quando ci avviciniamo a metà del primo tempo, sempre sullo 0-0. Cerca di far sfilare il pallone Pettinari, ovviamente va a commettere anche fallo, così infatti calcio di punizione Moretti. Non toccato da Vigorito, consegna a Manfredini, e di nuovo dai centrali. Ancora da destra Vita, scambio nello stretto, cerca di superare i due difensori, alla fine gli prende il tempo Bessa, voleva il fallo l'attaccante del Vicenza, in realtà è Laverone, insomma, in quel frangente attaccante ha fatto il contatto con Bessa, nulla di grave, si riprende con Scuffetta. Pallone alto, a recuperare in mezzo al campo Gatto, poi l'uscita di Fietta, anzi di Bessa. Cassetti fraseggiano i due centrali, poi arriva Bessa attaccato da dietro, evita anche l'intervento, poi apre il gioco per Madonna nello stretto, vuole Ghezzale, le prese con Manfredini, gli va via Ghezzale, pallone basso, la chiusura di Delia, intanto è rimasto giù Ghezzal, toccato probabilmente alla caviglia. Sportivamente i giocatori del Vicenza entrano nel pallone per cercare di capire le condizioni di Abdel Ghezzal, che però si rialza. Contatto con Manfredini, qui complice anche il terreno scivoloso che ovviamente non attenua la scivolata, anzi la esalta, l'accentua. Non era certo falloso l'intervento di Manfredini. In mezzo al campo ancora Barella, si riparte da Bessa, dette i tempi, l'apertura per Pettinari sul filo del fuorigioco, riesce comunque ad andare via il Como, tentativo di cross stoppato, allora nuovamente Vicenza. Deve però uscire la Verone, allora giustamente si affida al lancio in profondità nella speranza che Rajcevic, che sta facendo reparto da solo in questo momento, apra qualcosa per i compagni, e lo fa. Arriva anche Moretti da dietro, taglio preciso per Gatto, precisa anche la chiusura di Madonna. Manfredini, qui torna sul pallone Barella, tocco elegante con Ghezzal, però non riesce a controllare il pallone, e allora c'è la ripartenza del Vicenza con Gatto, che ha ricevuto da Bellomo, tre uomini su Gatto, allora è costato dare dietro ad Elia che gli dà la mano, prende il fondo, effettua il cross basso per Rajcevic, il controllo di Rajcevic stoppato, l'ultimo a toccare è stato proprio Rajcevic, quindi non sarà calcio d'angolo ma rimessa dal fondo. Comunque Rajcevic, vedete il tempismo, come riesce a mettere la gamba, non era semplicissimo, poi non è altrettanto fortunato nella carambola, l'ultimo a toccare è lui. Curva dei tifosi del Como dall'altra parte, sono assiepati tifosi arrivati da Vicenza. Alza ancora la formazione veneta, l'apertura a destra per Vita, c'è il solito Rajcevic al centro, arriva anche Bellomo, guadagnato un po' di metri adesso la formazione di Marino. Gatto, limite dell'area, in area, il cross di Gatto stoppato da Madonna, poi tre uomini per evitare il calcio d'angolo, infatti così è. Pronto Scuffetta. Manfredini, pallone che carambola su Ganz, e poi Brighenti, si riparte da Laverone, attaccato da Pettinari, Moretti, scodella verso Delia, controllo di Delia,
prende il fondo, poi Gatto gli dà una mano, evita l'intervento di Barella, ancora si ferma Gatto, non lo molla però Barella, è costretto a cercare aiuto al centro. E allora è Moretti che ripropone verso Delia, cerca di andare molto sul cross, attenzione Rajcevic, deviazione, poteva essere letale, che la deviazione ha davvero sorpreso Scuffet, sarà solo calcio d'angolo ma poteva finire peggio. Qui Delia, il controllo di Bellomo è un assist in pratica per Rajcevic, che è abilissimo a destreggiarsi, la pallone che poi viene calciata finisce sulla schiena di un difensore del Como, calcio d'angolo ma poteva decisamente finire anche peggio sulla schiena di Cassetti. Angolo per il Vicenza, battuto sul primo palo, stacca Rajcevic e si salva di puro istinto Scuffet, si salva di puro istinto Scuffet, terzo calcio d'angolo per il Vicenza. Questa è l'azione più pericolosa per il Vicenza, si trova il pallone lì Scuffet, una zampata, calcio d'angolo ma occasione clamorosa per Rajcevic per andare in vantaggio. Non è finita, altro calcio d'angolo, saltano vuoto in due, poi allontana un difensore del Como, la botta di Moretti sul fondo, propositivo decisamente il Vicenza in questi ultimi minuti, un paio di occasioni notevoli, il riflesso di Scuffetti e poi la conclusione di Moretti da una lunga distanza non lontano dal palo alla sinistra del portiere friulano. Appunto a centrocampo voleva il fallo Sbrissa ma si continua a giocare con Barella, dietro per Fietta, l'ex cremonese che apre il gioco per Madonna, si riparte da Bessa e di nuovo verso i centrali, Cassetti era in dubbio ma ha recuperato, c'era il ballottaggio fra lui ed Ambrosini che è finito in panchina. Marconi, non arriva Marconi, arriva invece Vita, il soffia il pallone al giocatore del Como, scambia con Sbrissa, prende in velocità la fascia Vita, il cross al centro per Gatto, altra occasione clamorosa per il Vicenza, traballa il Como, quarto calcio d'angolo. Questi continui cross stanno destabilizzando il Como, qui la chiusura provvidenziale in calcio d'angolo con Gatto che era pronto a calciare con il destro, calcio d'angolo numero 4 per il Vicenza quando siamo al 29esimo, pallone teso in aria, allontanato, poi il tentativo di andare via però in maniera fallosa di Ganz, fermato da Candussio, sarà nuovamente calcio di punizione per il Vicenza. Qui in effetti il fallo ci sta, intervento un po' sgraziato di Ganz su Delia e pericoloso calcio di punizione per la squadra di Marino che sta decisamente giocando bene in questi ultimi minuti. Pronto sul pallone Moretti, con il destro, attenzione anche ai saltatori, è rimasto dietro praticamente solo Manfredini, Moretti nel mucchio, Scuffet, pallone che arriva a Bessa, cerca di far salire la squadra, il Como ha bisogno di respirare dopo 5 minuti piuttosto in affanno, qui c'è un fallo al centrocampo, poi un po' di nervosismo fra Fietta e Bellomo, viene ammonito Bellomo, vediamo quello che è successo, questo è l'intervento su Bessa, arriva il primo giallo della partita, non è diffidato, diffidati sono Giacomelli e Laverone per il Vicenza. Saltano in due, recuperato dal Vicenza, attenzione al retropassaggio che poteva creare qualche problemino a Manfredini, Delia riesce ad allontanarlo, Rajcevic sempre pericoloso, sempre una minaccia,
Rajčević vicino due volte al gol. Marconi cerca di andare via l'uomo, ce la fa, di nuovo Ghezzal, da una mano ai suoi. Tentativo di Bessa, buona la percussione che però finisce in laterale sulla chiusura di Laveroni. Danni di Marcone, nuova rimessa laterale, controllo di Ghezzal, ancora Ghezzal, potrebbe andare a cross, l'effetto è il cross sul secondo palo, non può però volare Pettinari. Insofferenza è la Como quando sono 32 minuti, con un Vicenza che è salito man mano nella partita. Manfredini l'aveva detto nel prepartita in conferenza stampa a Marino dell'importanza di questa partita, la classica partita che vale 6 punti e non 3, sottolineare proprio la concentrazione necessaria, la concentrazione c'è come dei suoi ragazzi. Pallone verso Gatto, finisce sul fondo, si riprenderà con la rimessa proprio di Scuffetta. Prestito dell'Udinese, prima stagione al Como, esordito anche in nazionale under 21, come sapete, insomma, prospetto sicuramente importante per il calcio italiano. Tutto altro fallo centrocampo, è rimasto giù Sbrissa, contatto con Pettinari, toccato involontariamente al volto, ma calcio di punizione comunque ovviamente è battuto. Manfredini per Gatto, si fa vedere Delia, ancora Gatto attaccato da Barella, dietro per Manfredini, Brighenti, sempre il gioco per Delia, controllo di Delia per Gatto, va giù, si continua a giocare, si rialza Delia, Gatto si porta verso l'interno, ancora Delia, dagli una mano Bellomo, triangolazione, Delia va al cross e viene a prendersi il... no, non se lo viene a prendere il calcio d'angolo, perché probabilmente il pallone era finito sul fondo, andiamo a vedere. Tocco di mano. Eh sì, al momento dell'intervento del difensore del Como c'è, cioè il tocco di mano di Delia, involontario, ma ovviamente... cioè, altro calcio di punizione che stavolta centrocampo, intervento falloso di Bellomo. Cassetti tentato dal lancio lungo, preferisce dare a Bessa. Barella, Madonna, non si passa da destra, allora di nuovo dietro ai centrali. Casasola, Cassetti, c'è proprio l'argentino con il lancio lungo, infatti va a tagliare sul secondo palo per Gans, niente da fare, ha avuto un po' di stanca della partita. Esordito proprio in Serie B nella sfida di andata a Casasola, quella finita 3-3, giocato anche a livello giovanile nel Fulham e nella Roma, cresciuto nel Boca Juniors, ha vinto il mondiale under 20 dell'Argentina, quindi insomma, un altro giocatore giovane, appena ventenne. Manfredini, a Bellomo, altro lancio a cercare vita, scavalcato dal suggerimento del compagno. 10 al termine di questo primo tempo al Sinigaglia, un paio di occasioni importanti per il Vicenza, il Como non ha mai impensierito Vigorito finora. Madonna, lo slalom, bravo, entra in aria, Madonna, buona azione, si porta il pallone sul mancino, il tiro strozzato,
e soprattutto deviato dai difensori del Vicenza. Ancora Como che ci prova con una fietta. Bessa, Madonna, ancora Como che ci prova, si porta Bessa a fare quasi l'interno destro, arriva il cross a cercare Pettinari, il colpo di testa, eccolo qua il primo colpo di testa di Pettinari, che trova pronto però Vigorito, centrale, prende bene il tempo, non riesce ad angolare, nessun problema per Vigorito. Moretti, Delia, Bellomo, tutti dietro la linea del pallone, quelli del Como. Adesso davanti è rimasto in pratica solo Pettinari. Intanto l'azione si sviluppa a destra con il solito inserimento di Vita, il cross basso, lì lo aspettano i centrali, nuovamente rimessa laterale per la squadra di Marino. Brighenti, sale Manfredini, tentato dall'idea di crossare, poi trova Delia, Delia mette lì in mezzo, lontana nuovamente la difesa, Ghezzal spalla alla porta, fa salire la squadra, arriva anche Bessa, si fa vedere Ganz, Ghezzal nel traffico, riesce a dare a Bessa e poi va a interrompere Brighenti, diventa quasi un'azione di contropiede con fuorigioco però di Rajcevic. Barella, Ghezzal, ancora Barella, aspetta l'arrivo di Bessa, l'ex bolognese che scarica per Ghezzal, cercava l'1-2, il tie vai con Ganz. Marconi scavalcato da Sbrissa, riesce a tornare sul pallone e allora nuovamente in postazione per gli uomini di Festa. Barella attaccato da Manfredini, alla fine c'è il fallo del centrocampista ex Cagliari, si può distendere il Vicenza con Moretti, scodella per Gatto, vicino c'è il solito Delia. Manfredini, di nuovo Moretti, si cambia fascia, si va a destra dove c'è la Verone pronta al traversone, avrei battuto di nuovo Vicenza, cerca di ragionare maggiormente palla terra adesso la formazione di Marino. Manfredini nello stretto, taglia dentro per l'inserimento di Gatto, apre per Delia, cross di Delia, il pallone passa, rinviato, poi Delia, limite dell'area, il pallone finisce in laterale, sì, fa segno Candus, rimessa laterale, non è calcio d'angolo. Quando sono 39 i minuti del primo tempo, lunga gittata di Delia, il pallone passa in aria, vede qualcosa però Candus, ed è un fallo e quindi niente di fatto. Notizia positiva che ha smesso di piovere, il terreno però rimane abbastanza pesante. Lancia lungo Scuffetto, l'anticipo di Moretti con la pallone che sembrava impazzito, ancora Moretti in campo quasi aperto, Moretti tentato dal tiro, il tiro infatti lo effettua, prende però Delia il pallone, ancora Gatto, cross in mezzo, lontana la difesa, Ghezzal preceduto, poi batti e ribatti, ancora Moretti, poi Ghezzal si scontra con un compagno, in qualche modo il pallone arriva a Pettinari, supera l'asse mediana del campo Pettinari, è solo però, viene fermato dall'intervento di Manfredini che lo va a tamponare. Moretti, il pallone scaricato per Gatto, cambia gioco con Delia, ancora Gatto, tentato dal cross, basso, Delia
viene a riprendersi il pallone, il cross in mezzo, scuffetta, va a anticipare Sbrista che si era portato in avanti. Ma adesso l'azione è da tutt'altra parte con Bessa che suona la carica per Ganz, si fa vedere Ghezzali, il tiro dalla distanza finisce sul fondo, cercando di prendere la velocità il Como, e forse la prima volta che va a sorprendere proprio in velocità il Vicenza, un po' scoperto, conclusione che però non inquadra lo specchio della porta di Vigorito, che ha corso nessun pericolo finora a differenza di Scuffette. Non in profondità, controllo poi Madonna Casasola, Barella si riprende da sinistra con Bessa, pallone penetra, c'è intervento di Manfredini su Ganza, regolare perché arriva prima sul pallone. Ancora il Como che manovra con il cross di Madonna, sì, è stato il fuorigioco, calcio di punizione. Sono 42 minuti di un primo tempo che ha riservato un paio di buone occasioni per il Vicenza. E soprattutto nella seconda parte ha manovrato più agevolmente Moretti, poi imbrigliato il Como dagli uomini di Marino. D'Elia, Gatto molto attivo sulla fascia sinistra, bella giocata fascia sinistra che è di competenza assolutamente di Giacomelli, altro giocatore che ha fatto vedere grandi cose in questa stagione finora. Il pallone D'Elia, invece Sbrissa lo offre ancora a destra per Vita, arriva la Verone, Manfredini, regista della difesa, la Verone capisce le intenzioni, allontana Cassetti, deve riguadagnare un po' di metri il Como, ma ancora il Vicenza che si ripropone in avanti. Partita corretta finora, solo una munizione tra l'altro abbastanza geniale per Bellomo. Due minuti al termine, più eventuale recupero, ma non ci sono state interruzioni, non ci sono state sostituzioni, mi comunicano infatti, no, recupero, ci sta. Barella taglia a sinistra nel controllo di Ghezzalla, attenzione, va via sul fondo però sul secondo palo, pallone no, infatti era uscito, la sensazione era giusta. Il formato può essere soddisfatto Marino di questo primo tempo dei suoi uomini, come stanno andando le cose direi che anche Festa perlomeno può essere soddisfatto del punteggio, magari un pochino meno del gioco, ma più l'abilità del Vicenza che i demeriti del Como secondo me in questo primo tempo. Manfredini, pallone per D'Elia, arriva Gatto, cerca di portare via l'uomo che è Barella, non lo molla Barella, non lo molla neanche Madonna, pallone che si impenna, fa segno Canduso che sarà rimessa laterale, mancano 40 secondi prima dell'intervallo. Ghezzal, D'Elia rimette il pallone in mezzo per Rajcevic, Gatto, arriva Barella, bravo nella copertura, pressione adesso, era costretto ad allontanare alzando il pallone a Casasola, tanto calcio di punizione a centrocampo per guadagnare un po' di metri il Como, vediamo se ci sarà tempo per sviluppare l'ultima azione, non ci sarà tempo. A Sinigaglia il primo tempo finisce 0-0 per noi, Super Spot.
Squadra in campo, diciamo, l'ultima vittoria del Como nella Lega Pro 2013-2014 2-0, la vittoria del Vicenza, l'ultima in B nel 2004 1-0, il pareggio quello più lontano nel tempo, stagione 94-95. Allora Serie B finì 0-0, all'andata 3-3, però vi abbiamo ricordato i precedenti su questo campo al Senigallia. Tutto pronto, Canduzzo sta contando gli uomini, non c'è stato recupero nel primo tempo, non ci sono state interruzioni, infortuni, sostituzioni, quindi si può procedere piuttosto velocemente. Sta guardando il quarto ufficiale Andreini, gli assistenti di Iorio e Avellano. Si parte, è la Vicenza che tocca il primo pallone, lo fa con Moretti subito a lanciare in profondità, poi subito un tiro, scuffetta in due tempi, tentativo di Gatto, probabilmente la portiere friulana non si aspettava che Gatto tirasse dalla distanza, però ne rimbalza davanti a Scuffetta, gli finisce su un ginocchio, riesce in ogni caso a metterci una pezza, sbrissa la Verone, cerca di andare via all'uomo da quella parte, Vita, e viene fermato irregolarmente da Marconi, difensore milanese classe 85, ha giocato con la Pro Vercelli nel Pergo Crema, iniziato nell'Aldini di Milano. Con calma Brighenti, la Verone lancia in profondità, cioè Cassetti deve anticipare l'irruenza di Vita che gli soffia il pallone, attenzione, vedete che Vita è stato caparbio ed è stato anche premiato, cattura a destra per la Verone, il cross basso allontana la difesa, non è ancora finita però, adesso forse sì, con Marconi che apre a sinistra per Ghezzal, cerca di andare via in velocità il Como con Bettinari, due su di lui, arriva la chiusura, ma arriva anche il fallo di Vita, dovrebbe essere calcio di punizione per i Lariani, buona giocata di Bettinari, chiusura di Vita un po' in ritardo, vuole il pallone, va a prendere però anche le gambe l'ex compagno di squadra fino a mese fa, che meno, calcio di punizione affidato a Marconi, cercare Ghezzal che fa sportellate con la Verone, alla meglio la Verone, poi un rimpallo favorisce Bettinari, Ghezzal cerca di andare via, combatte, commette però anche fallo il franco algerino secondo Renzo Canduzzo. Questo determina la calcio di punizione per il Vicenza, subito battuto con la propensione di Delia andare a prendere la velocità, offre a Gatto, in mezzo c'è Rajcevic, potrebbe arrivare il cross, ancora Gatto scambia con Delia, poi ancora la difesa, il centrocampo con Bellomo, l'apertura a destra, Vita non ci può arrivare, ci arriva la Verone, limite dell'area, ancora la Verone, Marconi vince un impallo, la Verone ne vince un altro finché il pallone non arriva tra le braccia di Scuffetta. Ora si riparte da Bessa, una giocata di Bessa, due stagioni nella primavera dell'Inter per il brasiliano, poi la bella esperienza a Bologna, battura a destra dove si invola e si fa vedere Madonna, che ha crossato molto nel primo tempo, cerca di farlo anche adesso, il pallone però attraversa tutta l'area, poi c'è l'intervento svirgolato di Vita, rimane lì il pallone, lo fa su Ghezzal, la chiusura sull'ex giocatore del Latina, messa laterale, subito battuto Bessa, pallone di ritorno, torna all'angolo di tiro aperto, dà in profondità per Ganz, poi attenzione Bettinari, troppo bello per essere vero perché è infatti in fuorigioco, se ne era reso conto Bettinari. Rimasto giù il giocatore del Vicenza, dovrebbe trattarsi di la Verone, l'ex Sassuolo e Varese. Siamo al quarto minuto,
Si riparte col calcio di punizione battuto. Ancora da sinistra con Delia. Pallone però intercettato dal Como. Casasola. Altro lancio a cercare Ganz. Velocemente per Ghezzala, suona la carica il trequartista. Poi ancora il pallone a destra per il tentativo di cross, cross sul secondo palo, c'è forse una deviazione, infatti è calcio d'angolo sul traversone, c'è stato l'intervento di Brighenti. Allora calcio d'angolo per il Como sull'iniziativa di Marconi, va Bessa, è solo il secondo calcio d'angolo per il Como. Barella trova il tempo per Bessa con il destro, tenta la conclusione, si va a stampare sui difensori del Vicenza che cercano di uscire, palla al piede, Gatto fermato, questo è giallo, infatti è Bessa che viene espulso, prima il giallo e poi l'espulsione per avere detto qualcosa evidentemente all'arbitro. E questa è sicuramente un'ingenuità pagata carissima da Bessa. Allora, poi adesso andremo a rivedere il fallo, ma insomma rimane più che il primo giallo, la sciocchezza è stata commessa dopo, evidentemente, perché qui l'intervento su Gatto, qualche parola di troppo evidentemente a Ganduzio. Ma ci vedi o no? Qualcosa del genere gli avrà detto due volte e Ganduzio estrae il rosso. Che ingenuità per Bessa, che rischia di compromettere la sua gara sicuramente, ma anche quella dei suoi compagni. L'espulsione di Bessa. Per il Como questa è sicuramente una tegola, perché giocherà in pratica tutto il secondo tempo in 10. Adesso vediamo se Festa probabilmente dovrà cambiare qualcosa, fuori una delle due punte e dentro un centrocampista, occhio croce, potrebbe essere questa la scelta dell'allenatore del Como. Bisognerà poi leggere il referto di Ganduzio. Rimane insomma la sensazione di una certa ingenuità. Si riparte ancora da sinistra, adesso la Vicenza ha l'uomo in più, arriva il cross in mezzo, attenzione che scuffetta, esce vuoto, poi la deviazione, il tap-in vincente e il gol del Vicenza, 1-0, sbrissa micidiale 1-2 per il Como. In meno di un minuto la partita è completamente girata, prima l'espulsione di Bessa, poi la rete di Sbrissa, con i giocatori del Como che protestano per un fallo. Adesso andiamo a rivedere il cross di Gatto, qui l'intervento di Vita e Sbrissa che ruba il tempo a Cassetti. Volevano il fallo su Cassetti, i giocatori del Como. E comunque gol di Sbrissa è anche il primo in questo campionato. Come può cambiare una partita? In un minuto 1-2 micidiale, prima l'espulsione di Bessa e poi il gol di Sbrissa. Vicenza in vantaggio a Como e con l'uomo in più Ganz cerca di prendere il tempo al difensore, pallone allontanato, Ghezzal, Vita alle prese con Marconi, arriva Ghezzal, la risposta rabbiosa del Como, Marconi, Ghezzal, Marconi, due su di lui, Sbrissa, alla fine ne esce il Vicenza. Partita che rischia di innervosirsi, adesso si avvicina Ganduzio, mani nei capelli per Abdelkader Ghezzal, intervento un po' in ritardo, rimessa di Ghezzal.
lascia però giustamente alla Vicenza che aveva fermato il gioco. Moretti, Moretti, Brighenti, adesso uscirà Abdelkader Ghezzal per il Como con il 10 ed entrerà Eric Lanini che quindi farà il suo esordio in squadra, appena arrivato dal Lanciano, ragazzo di scuola juventina. Moretti, non è basso, potrebbe arrivare il cross di Delia lì in mezzo per Rajcevic, il controllo poi allontana Cassetti. Moretti alza di nuovo il pallone, Laverone alle prese con Ghezzal, Marconi, ancora Ghezzal, vediamo se è arrivato il tempo della sostituzione. Tra l'altro Lanini è uno dei giocatori più subentranti del campionato, anzi era il più subentrante anche adesso, 14 subingressi per lui, questo è il 15esimo. 10, Ghezzal fuori, entra Eric Lanini, esordio con la maglia del Como per Lanini. Ghezzal una buona partita, Lanini è un attaccante. Attenzione, altro pallone recuperato da Rajcevic, Scuffet dice di no, chiaramente adesso il Como è costretto ad aprirsi, ma lo deve fare, ripetiamo, con l'uomo in meno, quindi può offrire il destro al contropiede del Vicenza che già nel primo tempo insomma aveva dimostrato di essere venuto a Como per fare il risultato. Barella cerca di sfondare, un batte e ribatti, pallone direttamente tra le braccia di Vigorito dopo il rimpallo. Laverone, testa bassa, pallone per Bellomo, cerca di far proseguire per Vita, interrompere la giocata Scuffetta. Alza Scuffetta, saltano in due, arriva Vita, Brighenti, Moretti, pallone basso intercettato, attenzione dal Como che cerca la ripartenza. Intervento di Moretti, arriverà il giallo per il centrocampista del Vicenza, ammonizione, non è diffidato, diffidati sono Giacomelli e Laverone. Calcio di punizione per il Como, occasione quindi da calcio piazzato. Intervento di Moretti, falloso su Eric Lanini che si è messo subito in mostra. Pronto Barella a calciare con il destro, teso Lanini, cercato di fare lo schermo poi di intervenire uscendo dalla barriera. Attenzione però al contropiede del Vicenza, è quasi un 3 contro 2, palla è profondissima per Bellomo, Scuffetta dice di no e poi il salvataggio di Barella nei confronti di Vita, ha rischiato il raddoppio. Altro cambio per il Como, fuori Pettinari e c'è un altro esordio perché entra Kukoc che è nipote del grande Toni Kukoc, il cestista croato. Ha giocato in Italia ai tempi del Brescia, Kukoc è un difensore, quindi rimangono davanti Ganz e Lanini. È entrato Kukoc a cercare anche la copertura, colpo di testa in due tempi Scuffetta, probabilmente viene avanzato a questo punto Madonna sulla linea dei centrocampisti. Kukoc è un difensore, può essere schierato però anche esterno sinistra, infatti esterno sinistro, quindi più avanzato. A centrocampo ci va lui, non ci va Madonna, ok, questa è la scelta di Festa. Moretti va a toccare Bellomo, lancia in profondità per Gatto,
non riesce a tenere il pallone vivo Barella. Fietta. Due le sostituzioni per il Como e tra l'altro due esordi. Alto tentativo dalla distanza, Vigorito dice di no a Lanini che si è messo subito in mostra, attaccante nato a Torino, ex Juve Primavera, questa stagione era lentella, quest'anno appunto è passato dal Lanciano al Como in questi ultimi giorni. Manfredini, Brighenti, tutto l'interesse a rallentare il ritmo e a pensare adesso il Vicenza. Moretti, Bellomo, Sbressa l'autore del gol fondamentale che permette alla Vicenza di essere in vantaggio al Sinigallia. Non un goleador Sbrissa in Serie B, è seconda marcatura in carriera, 42 partite. Manfredini, non c'è pressione sul portatore di palla, allora con molta calma Moretti va all'impostazione, scarica proprio su Sbrissa, non si intende con un compagno, in questo caso con Vita, pallone che finisce sul fondo, stanno accendendo le luci artificiali che ovviamente sta calando un po' la visibilità in una giornata che è già uggiosa di suo. Salta Kukoc, non alto come lo zio, ma insomma controllo di Fietta, buono il movimento, scarica su Kukoc, prende il tempo la Verone, poi Sbrissa in perfezione a Brighenti che allontana. Nuovo Barella, Fietta vicino a lui, non si passa, adesso ci prova con il pallone in profondità proprio per Ganz che si scontra con Vigorito. Canduzio va a richiamare Ganz, si scusa Ganz con il portiere. Sembra che ci sia stata volontarietà e tantomeno cattiveria, sullo slancio è andato a toccare involontariamente il portiere Ganz. Manfredini, Moretti, ma Brighenti all'impostazione, già due sostituzioni per Festa, ovviamente motivate dallo scompiglio nato dall'espulsione di Bessa. Disimpegno sbagliato di Moretti, è il secondo in questa partita, cerca di andare via in velocità e lo fa alla grande Lanini, ancora Lanini, Lanini mette in mezzo, allontana Moretti, attenzione che Manfredini è infortunato, chiede il cambio, un problema per Manfredini, credo l'adduttore anche dal labiale che abbiamo letto quando un giocatore del Como gli ha chiesto cosa fosse successo, è scivolato, grazie alla regia, è scivolato appunto, ha detto che il terreno non era propriamente, insomma era abbastanza insidioso, si è fatto male da solo e questi sono gli infortuni che a volte possono essere i peggiori, quelli senza contrasto, quelli quando manca il piede d'appoggio sul terreno. Quindi non un adduttore, ma veramente una distorsione per il veterano. Entrerà Elasny, grazie alla regia che prontamente ci ha comunicato che sarà Elasny il giocatore a entrare. Peccato per il veterano Manfredini che facendo il movimento per cercare di andare a prendere Lanini ha perso l'appoggio sulla gamba. Insomma, da come si dispera, sensazione che potrebbe essere qualcosa di complicato, veramente gli auguriamo di no. Povero Thomas Manfredini. Entra Elasny,
cambio forzato questo, ovviamente. Poi nella dopo partita ci sinceriremo delle condizioni di Manfredini, che è costretto ad abbandonare il campo per fare spazio a Elasny. Problema alla gamba sinistra, viene coperto, cioè non c'è freddo ma c'è moltissima umidità, viene comunque coperto con la termocoperta Manfredini, e anche per una questione di privacy c'è il medico, probabilmente ci saranno accertamenti diagnostici in ospedale a questo punto, credo, se si tratta di una distorsione, come temo purtroppo. Lunga interruzione per l'infortunio a Thomas Manfredini. Ora in cuore l'Averone, insomma, piede rimasto incollato al terreno, il ginocchio è girato, speriamo veramente solo distorsione, nulla più, che non siano interessati i legamenti, ecco, questo è importante. Entra Elasny, eh sì, lo portano direttamente in spogliatoio, probabilmente per accertamenti radiologici, all'ospedale, uno degli ospedali di Como, qui ce n'è uno abbastanza vicino. Entra Elasny, che quindi va a fare il centrale con Brighenti. Non si è giocato per almeno 3 minuti, anche di più, quindi sarà discreto recupero. Si riprende sempre ovviamente dall'1-0 con il Como, che però ha l'uomo in meno oltre ad essere sotto nel punteggio. Brighenti lancia in profondità, va a recuperare Fietta, pallone basso per Ganz. Si riparte ancora da Casasola. Barella ha fatto vedere buone cose nel primo tempo, Barella, e anche in chiusura in questo secondo tempo ha salvato quasi un gol già fatto, intervento di Vita tutto porta. Blocca Vigorito, un po' sconsolato Festa, gli episodi non sono decisamente a favore del Como. Certo, ci ha messo un po' del suo Bessa nell'espulsione, non in profondità, la chiusura, va a saltare Moretti, ripropone in avanti per Rajcevic, Marconi intercetta, Kukoc non trova nessuno, si sente adesso l'incitamento dei tifosi veneti, Vicenza, Vicenza, hanno ben ragione per il momento di festeggiare. Moretti attaccato da dietro da Barella, arriva Elasny, struttura per Delia. Molta calma adesso, Vicenza quasi a chiamare fuori il Como, chiamarlo a uscire, a pressare sul portatore. Palla in profondità a sinistra, preso bene il tempo da Gatto, chiusura su di lui, viene a prendersi però almeno una trentina di metri il giocatore del Vicenza. Va Delia, la rimessa laterale, pallone ancora per Gatto, e c'è un intervento falloso, calcio di punizione per il Como, altro infortunio. Altro infortunio, rimasto giù Nicola Madonna, ragazzo che è stato sfortunato in carriera avendo avuto anche brutto infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fermo diverso tempo in passato, e temo che ci sia bisogno di un altro cambio oltre all'infortunio di Manfredini. Anche questo sembra meno grave, ma forse è necessario il cambio, vediamo, cerchiamo di capirlo. Questione inguinale, sì, assegno medico sociale, cambio. Questo è pericoloso per il Como perché ne ha già effettuati 2, questo è l'ultimo, non può più permettersi ovviamente infortuni. Siamo solo al 24esimo della ripresa, davvero dice male per Festa finora questa partita.
Altro lancio in profondità a cercare Vita, e la controllo di Vita l'ha presa con Marconi che gli prende il tempo, poi l'irruenza di Moretti, vivace questo Vicenza, buono il movimento anche di Sbrissa, cambio forzato ovviamente perché entrerà Ambrosini per Madonna. L'ultimo cambio è questo per Festa, cambio ovviamente necessario per l'infortunio di Madonna. Sbrissa da Vita, però non è per Moretti. Sbrissa, meno male che sta arrivando la luce artificiale perché eravamo veramente ai limiti negli ultimi minuti. A recuperare la difesa del Como, Barella cerca di mettere ordine alla manovra dei Lariani, si trascina un po' il pallone, vince un rimbalzo, gran bella giocata di Barella che poi apre a destra per l'inserimento di Lanini, questa volta viene fermato. Allora ancora il pallone Barella, pronto a entrare Ambrosini, Marconi, Fietta, Barella, pallone in profondità e scontro duro, piuttosto duro, arriva il giallo per Elasny, arriva il giallo per Elasny sulla intrusione di Casasola, bloccato in maniera piuttosto rude, calcio di punizione per il Como, un blocco praticamente, eh sì, arriva il cambio, abbiamo detto Ambrosini per Madonna, calcio di punizione, situazione invitante per il Como, fa segno ai suoi Ambrosini. Ambrosini è centrale di vocazione, anche di ruolo, vediamo dove va a posizionarsi, è chiaro che adesso dovrà però anche fornire un contributo offensivo, sì, va a fare il centrale sicuramente. Intanto assistiamo però a questo calcio di punizione con il movimento in avanti anche di Cassetti a sfruttare la sua esperienza, la sua elevazione, tutto il Vicenza a proteggere il risultato, fatta eccezione per Vita, in difesa anche Rajcevic a sfruttare i suoi centimetri per allontanare. Calcio di punizione battuto, la risposta di Vigorito che salva il risultato, la conclusione ottima, più che ottima di Lanini, la risposta fantastica di Vigorito che va a togliere il pallone dal set, bravissimo Vigorito, al 28esimo, occasione la più ghiotta per il Como da calcio piazzato, adesso calcio d'angolo per Ilariani, va Kukoc, pallone basso allontanato, sicuramente l'esordio di Lanini è stato finora positivo, ha fatto vedere due belle percussioni più questo calcio di punizione, qui intanto c'è fallo di Barella, quindi punizione per il Vicenza, cerca il pallone ma trova le gambe di Bellomo. Quando ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, va Moretti, taglia in profondità, che finisce in laterale, rimane in zona d'attacco però la squadra di Marino. Moretti, Brighenti, arriva Sbrissa, altro tiro, l'autore del gol, il pallone che però è alto, scuffetta, Ganz mezzo giù, tutto regolare secondo Canduzio, meno regolare questo intervento in questo caso su Sbrissa. E ora calcio di punizione per il Vicenza, va Moretti, ancora a sinistra per Delia, Moretti, una per Laverone, il controllo è buono e la cross
va a sortire l'effetto del calcio d'angolo, quello voluto. Rimane in zona d'attacco il Vicenza quando sono 30, come Festa che va a chiamare lo schema, va a richiamare i suoi. Lo schema ovviamente è il 4-3-2, con ovviamente i due che devono dare una mano al centrocampo. Trattasi di Ganz e Lanini, con Barella, Fietta e Kukoc, Cenira di centrocampo. Ovviamente c'è l'uomo in meno per l'espulsione di Daniel Bessa. Tanto calcio d'angolo per il Vicenza, battuto in questo momento, il pallone non passa, allontanata, ma non c'è nessuno del Como da quella parte, c'è solo Elasny e allontana, c'è Ganz che si avvicina, Elasny lancia in profondità, altissima la difesa del Como. Il calcio di punizione va a Cassetti, richiama i suoi Pasquale Marino. So che comunque hanno giocato una buona partita sicuramente. Marcone, Cucco ci ha anticipato, bravo Vita a proteggere il pallone e a indurre all'infrazione sul diretto controllore, in quel caso Marcone. Ancora Vita, cercava l'1-2 con la Verone, intuisce Cassetti, nuovamente rimessa laterale per il Vicenza. Sul fondo non esce, allora è costretto ad allontanare la difesa. Ganz è solo alle prese con Elasny, gli prende il tempo, ripropone il pallone in avanti, il controllo di Bellomo un po' difettoso, arriva Lanini, torna sul pallone la giocatore scuola Juventus, Fietta, scambio in velocità sulla destra, Vicenza però si chiude, allora si riparte dai centrali con Casasola, Fietta in profondità per Ganz e Lanini. Kukoc va a fiancare in pratica Ganz e Lanini in fase di possesso palla in attacco, diventando in pratica quasi un 4-2-3. Lanini cerca di andare via l'uomo, gli va via, viene fermato. Canduzio fischia il calcio di punizione per l'intervento di Moretti. Deve stare anche attento Moretti, perché è uno dei giocatori già stati ammoniti, fa segno di no, ma la sensazione che comunque il contatto ci fosse stato. Lo spray per delimitare la distanza, questa è un ottimo accorgimento per evitare inutili contestazioni su distanze non rispettate. Altra punizione per il Como. Lanini, tutta una trasformazione che non era semplicissima considerata anche la distanza. Lui ha il tiro ovviamente da fuori. È Vigorito che rimette in azione i suoi. Brighenti lancia in profondità, Rajcevic non ci può arrivare. Casasola, altro suggerimento in avanti a tagliare il centrocampo, rimessa però è del Vicenza, l'ultimo a toccare è stato Kukoc. Moretti scivola, riesce però a dare il pallone buono a Bellomo, allora sale anche Delia, azione corale del Vicenza, in mezzo c'è il solito Rajcevic che attende il pallone. Bellomo dentro per Moretti, poi Vita, cercato di prima Rajcevic, poi si infuria Marino che richiama il suo giocatore. Kukoc, pallone recuperato di furbizia dal Como, con buon inserimento di Lanini. Kukoc, Ganz aspetta,
arriva anche Fietta, interrompe però la Verone, Rajcevic il controllo con il petto, cerca di andare via, due su di lui, ancora a centrocampo, si lotta per il controllo, è un corpo a corpo, alla fine Casasola attaccato, secondo Canduzio irregolarmente da Vita che si dispera, ma difficile, poteva anche non starci. Si riprende con Cassetti e di nuovo da destra con Ambrosini, il taglio per Ganz, Vigorito sceglie bene il tempo per l'uscita evitando anche di franare su Ganz e poi lo salta giustamente. 10 più recupero al termine al Sinigaglia, Vicenza avanti di un gol ma preziosissimo perché porterebbe la squadra a più 12 sul Como, Como in questo momento a 18, Vicenza a 27, andrebbe quindi a 30 e soprattutto si allontanerebbe dalla zona calda perché insomma, bisogna vedere ovviamente non solo l'ultimo posto ma il quart'ultimo. Quindi invio non precisissimo di Vigorito che era stato messo sotto pressione e allora si rifà vedere il Como con Kukoc, arriva il cross ribattuto, ancora Kukoc che mette in mezzo con molta calma Brighenti, rimane in zona d'attacco però il Como, Festa suona un po' la carica ai suoi, Casasola, altro cross in mezzo e Lasny in anticipo e poi spazza via Brighenti, è una pressione adesso notevole del Como che non ha più tanto tempo per cercare il pareggio. Kukoc, ancora Kukoc, basso, arriva Casasola, altro cross deviato, Cassetti di esperienza scarica su Kukoc, altro cross, il secondo palo, pallone messo giù per Ganz, 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 il pareggio del Como, la girata di Ganz, che gol di classe, si gira, protegge il pallone, lo calcia con il destro e il diagonale imparabile per Vigorito. Nel momento di maggiore sofferenza arriva il pareggio del Como e per Ganz trattasi di ottavo centro stagionale, un pareggio che è arrivato in un momento di grande sofferenza quando il Vicenza dava l'impressione di poter tranquillamente contenere. Ganz si inventa un gol insomma che ricorda anche i gol di suo papà perché davvero da opportunista in area, buono il movimento a coprire il pallone col corpo, a girarsi, diagonale, Vigorito davvero nulla potuto, 1-1 e adesso per il Vicenza di nuovo alla carica per cercare di tornare in vantaggio. Per come si è messo il Como non può che essere che soddisfatto, intanto nuovo cambio, Galano entrerà con il 19 per Gatto, non cambia nulla livello tattico, dentro Galano, corso tanto Gatto e quindi giocherà Galano questi 8 più recupero, il recupero sarà comunque notevole considerato l'infortunio a Manfredini. Adesso si fa sentire ovviamente il pubblico del Como che cominciava un po' a disperare di poter raggiungere il pareggio, ovviamente non è finita. Altro cross in mezzo per Rajcevic, qui c'è il tocco di un giocatore del Como, dovrebbe essere calcio d'angolo per il Vicenza, così è infatti, è proprio Galano sul pallone pronto a calciare. Adesso il Como invece a proteggere un risultato che forse a inizio partita non avrebbe firmato ma che probabilmente adesso firmerebbe. Canduzzo intanto si avvicina ai giocatori chiedendo di non toccarsi, sono Sbrissa e Ambrosini. Arriva la battuta di Galano, morbida sul secondo palo, allontana Cassetti, vede un fallo in attacco Canduzio e quindi si riprende dalla rimessa di Scuffetta. Sì, c'è una spintarella di Sbrissa, visto bene in questo caso Canduzio, nel traffico in area questi particolari possono sfuggire, la telecamera no ma l'arbitro magari sì, qui
po' di nervosismo per un altro tocco di sbrissa. Como non pago, va ancora avanti, appena un calcio di punizione. Ganz ovviamente euforico per il gol segnato. Arriva il calcio di punizione, pronto Kukoc. Col mancino, il pallone in area, allontanato. Va a riprendere però Lanini. Molto veloce Lanini, un dribbling, due, ancora Lanini, limite dell'area, scodella dentro, corto, allontana il centrocampo con Bellomo, prende però il pallone ancora lo stesso Lanini, viene fermato davanti all'area. Adesso attenzione perché il Vicenza può andare in contropiede, Galano che è anche freschissimo, ancora Galano, portato verso l'esterno, riesce a dare a un compagno che è sbrissa, ritorna Marconi. Finale decisamente veemente qui al Sinigaglia, 1-1, ma la sensazione è che entrambe le squadre la vogliono vincere. Va a recuperare la Verone che va giù, rimessa laterale, toccato anche sul ginocchio, dovrebbe essere solo rimessa laterale perché comunque c'era stato l'intervento sul pallone. Vediamo se la pensa così Canduzio. Sì, comunque battuto, siamo già al 41esimo. Delia, pallone dentro per Bellomo che lo protegge, riesce a scaricarlo su Moretti, poi ancora Bellomo, limite dell'area, non si passa, allora ci prova Moretti, manovra girante, Galano riporta il pallone sull'interno, potrebbe andare al tiro, un buon tiro dalla distanza, infatti c'è forse anche una deviazione sulla conclusione di Galano, un altro giocatore dai piedi notevoli come ha dimostrato in carriera soprattutto al Bari. Calcio d'angolo per il Vicenza, tutto il Como a proteggere, l'unico fuori in pratica dall'area in questo momento è Ganza. Fisca Canduzio, la battuta del calcio d'angolo, Rajčević, il pallone lì, Scuffet si salva sull'intervento un po' sporcato in scivolata di Brighenti, poteva anche fare male, fosse stato 30 centimetri meno angolato, avrebbe rischiato anche di beffare Scuffet questo tocco di esterno del centrale del Vicenza. Galano, pallone che non esce, esce adesso, rimessa sarà del Vicenza che rimane in zona di attacco, un po' di frizione fra Marconi e Galano, attenzione, arriva il giallo per Galano per il suo movimento un po' irruente per recuperare il pallone su Marconi. Credo che vada a ammonire anche il giocatore del Como, vediamo. Monito solo Galano. Entra Giacomelli per il dovrebbe entrare Giacomelli, ma non per vita. Esce Bellomo, entra Giacomelli, uno dei giocatori più positivi di questo Vicenza. Una stagione dentro Giacomelli che va nel suo ruolo a sinistra. Vediamo se riuscirà a dare una mano ai suoi in questi momenti finali. Adesso tocca il pallone Giacomelli, attenzione in aria Giacomelli, il pallone palo e Scuffet se lo trova tra le braccia, incredibile, si salva il Como. Giacomelli subito ha fatto vedere tutta la sua classe, il suo talento, l'abilità nel dribbling e nell'andare via l'uomo e anche nel tirare. In questo caso grande fortuna per il Como che evita di capitolare all'89esimo sull'iniziativa di Giacomelli. Attenzione perché adesso il Vicenza sulle fasce ha due giocatori freschissimi, Giacomelli e Galano, che in teoria tra l'altro hanno i due predicati di partire titolare. Qui intanto sono rimasti giù Elasni e Lanni.
quando ci avviciniamo al 90esimo. Ci comunicano dalla regia che dovrebbero essere 6 minuti di recupero e tutto sommato ci sta, considerato che abbiamo avuto un'espulsione, diverse sostituzioni 6 e poi soprattutto il brutto infortunio a Manfredini. Si riprende. Il Vicenza che al 90esimo va a pressare, però Ganz va a recuperare il pallone, attenzione, cerca un compagno e qui c'è un altro fallo e ammonizione anche per Brighenti, che finisce nella lista dei cattivi. Sei minuti di recupero e non sono pochi, però ci sta, considerate le sostituzioni e l'infortunio, non si è giocato per almeno 3 minuti più 6 sostituzioni, 30 secondi l'uno e 6 minuti solo, ci sta. Una bella appendice dopo che nel primo tempo non c'era stata non c'erano stati minuti di recupero. Attenzione, il Como cerca di andare in area, Lanini si salva Vigorito, poi l'altra conclusione di Kukoč, il pallone rimane vivo, arriva il cross di Kukoč sul secondo palo. Che finale di partita, prima il Vicenza sull'1-1 prende un palo clamoroso con Giacomelli e poi Lanini con grande voglia è andato a dare fastidio a Vigorito, che ha respinto su Kukoč. Partita a questo punto aperta a qualsiasi risultato, perché ripetiamo, entrambe le squadre la vogliono vincere. Kukoč dentro per Barella con il Como che è in 10, Fietta, Lanini, ma quando è entrato veramente ha dato una marcia in più al Como, l'ex giocatore della Juventus. Se n'è andato già un minuto di recupero. Barella, qui è l'occasione precedente con la risposta di Vigorito su Lanini. Non è finita, ancora Lanini in aria, allora dovrebbe essere della Vicenza. L'ultimo a toccare è stato proprio l'attaccante del Como. Siamo al 47esimo. Festa va a richiamare i suoi, piace l'attitudine di entrambe le squadre che comunque sul campo dimostrano di averne ancora da spendere. Pallone in profondità, Galano taglia bene, fa la diagonale, Galano va giù a contatto con Cassetti, protestano quelli della Vicenza, vogliono il calcio di rigore, poi attenzione, Galano e Cassetti a contatto, ammonizione ed espulsione per Galano, ammonizione ed espulsione per Galano. Però attenzione, questa è un'azione che merita di essere rivista, vediamo che Galano sorride chiaramente di frustrazione, perché insomma vediamo, allora Galano intervento in scivolata di Cassetti che tocca prima il pallone, poi però tocca anche le gambe di Galano, ha rischiato tantissimo qui Cassetti, poi nervosismo ha ovviamente è costato caro a Galano, finisce anche lui la sua partita durata ben poco peraltro, quindi in 10 contro 10 si finisce questo Como Vicenza che se nel primo tempo insomma non ha detto molto, nella ripresa ha detto tanto, sono diversi gli episodi interessanti di questa partita. Intanto Kukoč cerca di andare via, ancora Kukoč, questa volta il fallo è del giocatore lariano, protestano quelli del Como, la sensazione che però Canduzzo abbia visto bene, vediamo, eh sì, andato prima sulla gamba, poi sulla palla. Lancio in profondità. Messa laterale. C'erano due palloni in campo. Marconi. Intanto mancano 2 minuti al termine. Lancio in profondità.
nessun problema per Scuffetta, che finirà quindi in 10 contro 10 per l'espulsione di Galano. Pallone toccato da Barella, Giacomelli, la spintarella di Barella che si scusa con Giacomelli. Respira un po' il Vicenza che ha l'opportunità di battere questo calcio di punizione. Pallone dentro per Rajčević che spizza per Sbrissa, allontana la difesa, non ci sarà recupero extra visto che comunque non si è giocato per almeno quarantina di secondi in occasione dell'espulsione di Galano, quindi in pratica si giocherà per 1 minuto e 15 e poi Canduzio fischierà la fine di questa Como Vicenza che nella ripresa è stata una partita piuttosto interessante. Lo è ancora, attenzione, Vicenza al limite dell'area, fermato Barella, cerca di far salire la squadra, c'è il recupero da parte dei veneti ma c'è anche il fallo fischiato da Canduzio a Giacomelli e Sbrissa dice no, non era fallo. Canduzio però non la pensa così e quindi Scuffet è pronto a calciare. Pallone che finisce in profondità a Ganz, allontana Elasny, Giacomelli, ci prova il Vicenza per quella che potrebbe anche essere l'ultima azione della partita considerato che mancano 25 secondi. Laverone mette in movimento Vita, il passaggio di ritorno per Laverone contrastato, rimessa del Vicenza, c'è ancora il tempo tecnico di giocarsela, vediamo. Il pallone per Moretti, dovrebbe subito depositarlo lì davanti, preferisce dare a Laverone, vediamo se arriva il cross, Kukoč su di lui, lo stoppa Kukoč e finisce qui nel fango del Sinigaglia, 1-1 fra Como e Vicenza, super spot per noi.